Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Coromon. Nella scorsa parte avevamo iniziato ad esplorare il monastero e io vi ricordo che sono in blind, quindi non so cosa ci sarà oltre quella porta, oltre questo corridoio perlomeno. Abbiamo sconfitto anche i vari monaci, ultimo Bartolomeo che voleva proprio fermarci. Però abbiamo provato di essere a quanto pare molto forti. Tra una parte e l'altra, come vi avevo detto, sono andato a curare i miei Coromon. Ed ora siamo pronti per combattere. Siamo davvero pronti. Vamos. Qua bisogna fare così. Ok, altrimenti si cade di brutto. Oh! Boss fight? Is possible? Guardate anche tutti quei purghi. Probabilmente quelli neri sono quelli perfetti. Può darsi. Vediamo un po', eh. Devo interagire con questo molto probabilmente. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale e di condividerlo sui vostri social. Per far conoscere questo gioco a più persone possibili. Guardate che figata. E io faccio sempre il paragone con Pokémon. Queste cose in Pokémon non si vedono da boh, mai. Ora siamo un Purghi. Ho interagito con qualcosa. Ah, e torniamo umani. Ok. Però dovrò fare qualcosa, immagino. Da Purghi. Quindi ritorniamo Purghi di nuovo. Vediamo, loro sono messi simmetrici, i purghi che abbiamo qui. Magari devo interagire con qualcosa? Forse devo uscire proprio. Oddio, ci sono gli occhi sul pavimento. Il regno di Mesker, sei davvero comparso. Forza, mostrati. Oh, è lui Illugin, il titano. Ah, ti hanno assegnato a un Purghi. Devi avere un animo gentile. Questo è proprio quello che serve al regno di Mesker. Da quando non riesco a compiere il mio dovere, il regno di Mesker trabocca. C'è una soluzione. Dobbiamo purificare le cosiddette anime dell'accettazione. Porta verso di me queste anime dai colori vivaci. Quelle anime lì, ok. Se ce ne occupiamo a sufficienza, allora le anime che hai visto soffrire nell'intermedio potranno trascendere qui. Ma fai attenzione. Attenzione alle anime del dolore. Quelle non sono ancora pronte alla reincarnazione. Se mi porti anime dell'accettazione a sufficienza, allora potremo parlare delle tue vere intenzioni nel venire qui. Ok, dobbiamo prendere le anime. Quelle sono le anime del dolore, quindi non dobbiamo prenderle. Non penso che potremmo trovare oggetti nascosti, sinceramente, in questa sezione di gioco. Siamo in un mondo fantasma. Quindi andiamo a cercare queste anime. Ok, di qua si esce, quindi no. Immagino bisogna andare da qualche altra parte. Qui sotto magari. E non ci sono, nemmeno qui. Vediamo, posso uscire però. Ah, eccone una. Ok, ne dobbiamo prendere 7. Va bene. Le anime del dolore no, mentre tu sì. Probabilmente non dobbiamo nemmeno toccarle, dobbiamo stare attenti. Nel frattempo vi dico che se sentite dei rumori un po' molesti è perché stanno facendo dei lavori i miei vicini, quindi non preoccupatevi. A parte che il microfono dovrebbe attenuare molto il rumore di fondo. Me ne mancano due in realtà ora. Posso passare di qui? Sì, però qui non c'è nulla, c'è solo un'anima del dolore che. Sono curioso di sapere cosa succede se. Cosa potrebbe succedere se le toccassimo. Di qua non posso passare. Posso entrare nel maniero qui? No. Ne servono altre due. Altre due. Cerchiamo, cerchiamo. Vediamo un po'. Di qua non sembrano esserci. Ok,
A me sembra di aver esplorato tutto quello che posso esplorare qui. Portiamogli queste anime per ora. No, non posso in nessun modo portargliele probabilmente. A meno che debba entrare qui dentro e lasciargliele, no, nemmeno. Strano. Strano davvero. Chissà dove sono le altre. Posso passare di qui? No, non c'è nessun passaggio, ovviamente. Saranno fuori? Devo cercarle meglio? Vediamo, eh. O magari sono mascherate da anime del dolore? Ma non penso, sinceramente. O nascoste da un gioco di prospettiva, magari. In cui si vede solo la testolina e dobbiamo trovarle, ma non credo. Qui è tutto congelato, non possiamo entrare da nessuna parte. Qui sotto non possiamo andare. O forse sì? Ah, ok, ho aperto qui. Ok, allora più semplice di quello che immaginassi. Anche qui posso fare questo. E prendere quest'anima. Prese tutte. Ok. Ah. Ora devo fare altro. Oh, ok, non devo essere toccato praticamente da queste anime. Ok, carino, carino. Per l'appunto. Riprova. Riprovo dall'inizio? No, ok, da qui, perlomeno. Ok. Diamo un'occhiata in giro. Nell'erba alta non dovrei incontrare Coromon, no, posso passare quanto voglio. Eccone qui un'altra. Poi posso entrare qua sopra, immagino. No, non posso entrare nella casa. Va bene. Qui posso azionare questo. Ah, potrei fare così. Ah, cavolo. Avrei potuto mandare dall'altra parte quest'anima. Aspetta, fa così. Fa così. Ecco fatto, così te ne vai fuori dalle palle. Via. Qui abbiamo un'altra animella. Ok. E qui possiamo attivare un congegno. Però prima andiamo a vedere cosa c'è di qua. Ok, non possiamo passare. Possiamo entrare qui? Nemmeno. Quindi dobbiamo attivare per forza questo. Ok. E possiamo passare. Dobbiamo entrare qui sotto ora. Attivo questo. Animella, presa. E andiamo a prendere anche questa qui sopra. Tra l'altro qui siamo a Villa Fieno, tra l'altro, non me ne ero accorto. Siamo tornati indietro nella prima città che abbiamo visitato. Qui non possiamo entrare di nuovo, giusto? Io faccio la prova in tutte le case e non so mai che poi c'è qualcosa effettivamente in una casa, eh. E noi siamo in giro 3 anni a cercarlo. Ok, ora possiamo proseguire. Qui ci sono altre anime che si muovono, però noi possiamo prendere questa. E ce ne manca solo una. Che sarà di qui, immagino. Perfetto, sì. Dobbiamo prima attivare questo e poi questo. Ok, fatto anche il secondo livello. Saranno 4, questi livelli. Vedete, 2 di 4 ora. Però siamo diventati molto più veloci rispetto al primo. È preso. Lì sopra non possiamo andare. Allora, qui sotto posso far così. No, dai. Pensavo. Mi sono incastrato nel pezzo qui. Perché giustamente non posso oltrepassare questo pezzettino. Devo farle passare, prendere l'animella e andarmene. Tra l'altro ce n'è una che si muove più veloce e un'altra più lenta. Ok. Allora, stiamo tornando indietro. Ora siamo a Parco Radioso. Ah, non posso saltare. Ok, devo per forza fare. Non posso saltare il recinto. Devo stare attento e fare così. Ma qui è meglio fare questo. Ecco fatto. Passare in tranquillità. Come vi dicevo, appunto, non posso saltare lo steccato. Ok, ora sono da questa parte. Ma conviene direttamente andare giù. Le animelle qui non sembrano esserci. Eccone una, finalmente. Spero di non aver lasciato indietro una perché altrimenti è un casino.
magari non ho visto, eh. Ok, ecco, un'altra. Ne mancano solo tre. Proseguiamo. E qua si deve switchare. Ma prima forse di qui c'è un'anima? No. Sopra? Neanche. C'è però lo switch. Ok. Forse allora prima devo attivare qualcos'altro. Sì, devo andare di qui prima allora. Ok, devo fare tutto il giro praticamente. Ora devo attivare questo, immagino. Ok, sì, io posso passare di qui. Sente queste animelle. Ora immagino che possa tornare indietro. No, dai! No, devo ripartire da capo? Ah no, da qui, beh, è molto meno punitivo di quello che pensassi. Anzi, ho fatto una tattica da speedrun tornando indietro in questo modo. Ok, qua sotto si può passare appena queste passano. E le ho prese tutte. Buono. 3 su 4. Ed ora ultimo livello. Altre qua 8 sono di anime da prendere. E una lì dietro, devo passare così. Una però già qui davanti. Perfetto. Qua posso passare, immagino. Ah no, non posso. Ok, devo per forza attivare lo switch. Però diamo un'occhiata prima in giro, eh. Se ci sono altre anime da prendere subito. Tipo qui. Magari posso attivare questo. Di qua non credo possa passare. No, infatti è tutto bloccato. Attivando quello ho sbloccato il passaggio qui sopra. Ok, qui c'è una marmaglia di anime incredibile. Guarda qua, guarda qua che stronzi. Infatti. Ok, l'ultimo livello è già più complicato, eh. È già più complesso. Però andiamo a prendere l'animella sotto. Non dimentichiamocela quella. A questo punto. Ok, devo attivarne un altro. Un altro switch che è lì. Ok, devo riprenderlo praticamente. Devo riattivare questo. E riattivare di nuovo lui, immagino. E qua posso passare? No, non posso. Bisogna stare attenti, perché è vero che si è abbastanza precisi con le frecce del mouse. Però continua a sfuggirmi qualcosa. Ora posso prenderlo? Ok, sì. Ok, animella presa, la seconda, ce ne mancano 6. E possiamo passare di qua ora? No, non possiamo ancora passare di lì. Devo attivare di nuovo questo. Ora penso che possiamo passare, vero? Sì. Mentre per passare di qui, devo prendere qualcosa dall'altra parte, mi sa lassù, credo. Vedete che il cavo va dietro l'edificio? Quindi devo andare quassù. Prima di andare di là però quasi quasi proverei a fare questo. Mettiamoci tipo al lato. Ecco, passiamo ora. Perfetto. Più semplice di quello che pensasse. Basta aspettare un attimo che si allineino e passi. Tipo ora. Via. Ok. Qui per l'appunto devo attivare delle robe. Attenti a non farsi prendere da queste animelle. Soprattutto questa che è stronza. Questa che è proprio stronza perché non fa tutto il percorso, rimane lì davanti all'entrata. E perlomeno quelle che abbiamo preso ci vengono salvate. Vedi, in questa passa. Questa invece arriva lì e torna indietro. Quindi meglio far così, meglio lasciarla passare ora. Qui ne abbiamo subito due, ottimo. E possiamo attivare questo per passare di là. Qui non penso si possa passare, infatti. Ok. Ah, abbiamo bloccato l'anima in questo modo, va bene. Ed ora però possiamo passare di qui. Esattamente. Altro enigma qui. Ok. Con quell'animella lì ferma. Appena aprirò questa cosa però loro passeranno. Quindi sarà un problema. Apriamo, vai. Ok, facciamo veloci e via. Ottimo. Presa una. Ora dobbiamo scendere.
Cacchio, qua però è tosta, eh? Beh, giusto che sia così anche all'ultimo livello, insomma. Andiamo a prendere lei, quassù. E ne manca solo una, quella di là. L'anima sale le scale, va bene, anima. Come vuoi tu. Però se fate così, io come scendo? Appunto. Cioè, ero bloccato per sempre lì, dovevo per forza morire. Insomma, eh. A questo punto prendiamo anche questa. Abbiamo fatto un po' di cisi cisi, ma avete visto che ad un certo punto, per come si muovevano le anime, probabilmente forse se avessi aspettato parecchio, magari si sarebbero disallineate in quel modo, però insomma. Magnifico. Hai purificato il regno di Mesker dal pericolo imminente. L'unione non è più necessaria. Venite, dividetevi. Ok. Umano, il mio portale sorregge una connessione temporanea col tuo mondo. Usala se lo ritieni necessario. Ok, immagino di sì. Oh, ok. Eccolo lì, il Lugin. Sono colpito. Queste anime, grazie a te. Ricominceranno a vivere da capo. Il mio unico desiderio è di evaporare ancora una volta nella nebbia, per compiere il mio dovere di mantenere il regno di Mesker ben filtrato. Ma attualmente non ne sono in grado, con questa minaccia che incombe sul mondo umano. Come posso aiutare? Ad ogni costo, devi conservare la mia essenza. Ok? Per spingere la minaccia nel mondo umano. Questo mi consentirà di perdere la mia forma. E di diventare etereo ancora una volta. Sono felice che le nostre cause sembrino allineate. Allora su, hai mai danzato con un'ombra prima d'ora? Che belli questi dialoghi però. Cioè, io appunto continuo a dire in confronto a Pokémon. Cioè. Ok, perché? Perché voi umani non avete protetto il pianeta correttamente? Si deve uccidere lui. Quindi proviamo con il morso velenoso. Lui che tipo è? Spettro, va bene. Morso velenoso. Vediamo se riusciamo ad avvelenarlo. Non possiamo catturarlo. Ottimo, avvelenato. Colpo dell'anima, vediamo cosa fa. Fa male, ecco cosa fa. L'attacco fisico di Digimon è diminuito e anche l'attacco speciale. Però il Lugin subisce gli effetti dell'avvelenamento. Ottimo. E a questo punto potrei provare a fare un bel Sapio Mobile. Prima di lasciar morire il povero Digmo. Ah, ottimo. Droppata pure la velocità. Ipnosi. Ah, mi colpisce anche un altro elemento della squadra. Questo non ci voleva. Perlomeno l'ho avvelenato. E soprattutto i suoi punti energia si abbassano. Proviamo. Oh, Digmo si è svegliato. Che culo. Nesse abbiamo anche un altro droppino della velocità. Ricordo che questi non si possono catturare. Vai, altro droppino della velocità. Colpo dell'anima e Digmo ci saluterà. Va bene. Non è un problema. Il Lugin subisce gli effetti dell'avvelenamento. Ora potremmo andare Butterbeat come sacrificio per far svegliare Araora. Però aspettiamo, dai. Mandiamo Lunarwolf. E facciamolo colpire. Perfetto, anche l'attacco è diminuito. Con Voodoo. Ah, più veloce? Comunque. Super efficace? Sì. No, colpo critico e pure super efficace. Niente, con Voodoo gli avremmo fatto molto male, però, eh. Con Voodoo, assolutamente. A questo punto mandiamo Buzzer. E usiamo colpo di fulmine. Per diminuirgli anche i PE. Colpo dell'anima su Buzzer. Quanto male mi fa? Non tanto. Però mi diminuisce l'attacco. E l'attacco speciale. Questo è pessimo. Però almeno siamo riusciti ad avvelenarlo. Possiamo stallare con delle cure noi volendo. Guardate quanto poco danno gli facciamo. Ok, ipnosi. E mi addormenta anche Fiddly. Va bene. Perlomeno continua a perdere punti salute grazie all'avvelenamento. Andiamo di oggetti e svegliamo qualcuno.
torta per svegliare qualcuno è il dream, giusto? Sì. Ecco perché ce l'avevo andata, infatti. Araora? O meglio, Aruara? Non sarebbe male svegliare Aruara. Però direi di svegliare Buzz. Beh, Mazzer potrebbe morire in questo turno, quindi svegliamo Aruara. Colpo dell'anima, infatti. Mi fa un bordello di male. Vediamo se riesco a diminuirgli perlomeno un'altra volta i punti energia. Ok, lui ora ne ha zero. Mentre il nostro Buzzer mangia il frutto. A questo punto, dato che lui ne ha zero, proverei con un altro colpo di fulmine. Perché beh, lui dormirà molto probabilmente. Quindi abbiamo un turno gratis. Un turno gratis con cui resuscitare a piena potenza il nostro Lunar Wolf. Ecco fatto, lui fa un pisolino e recupera i PE. Però l'avvelenamento glieli tira giù ancora un po'. Perfetto. E a questo punto colpo di fulmine. E gliene togliamo altri 4. Obiettivo sbloccato, anche se non so per quale motivo. Colpo di luce. Rimaniamo ad un PS. Perfetto. Avremo la possibilità di toglierne altri 4 di PE. Ok. Vediamo lui ora cosa fa. Sfera di luce. Ora dovrebbe aver esaurito però i suoi PE, giusto? Fammi vedere. Posso? Posso vedere? Non so se mandare Aruara. Oppure di nuovo Lunar Wolf e sperare che lui debba riposarsi. Perché non ho modo di vedere i suoi PE in questo momento. Mandiamo Lunar Wolf, dai, rischiamola. Posso vederli ora? Buono, diminuiamone di nuovo l'attacco. Posso vederli? Ok, ne ha uno, perfetto. Non penso possa attaccare, quindi andiamo di Voodoo. Lui deve fare un pisolino, ottimo. Non capisco come sia più veloce di noi, però dovrebbe essere più lento. Con due drop della velocità e con Lunar Wolf che è abbastanza veloce. Questo dovrebbe fargli male, infatti gli fa molto male. Altro voodoo. Colpo dell'anima, cacchio. Ma è troppo veloce sto tipo, cioè. Lunar Wolf è estremamente veloce. Forse colpo dell'anima però ha priorità. Ecco perché colpisce per prima. Dai, è a metà vita, l'abbiamo tirato giù a metà vita. Ma andiamo a Roara. Aroara con palla di neve. Ok. È tankosissimo questo tipo. È tankosissimo. Mi diminuisce poi l'attacco ogni volta. Per fortuna gli abbiamo messo l'avvelenamento. Altrimenti qui buonanotte, davvero. Altra palla di neve. Ipnosi. E ci addormenta Patterbeat, vabbè, non è un problema. Già che stanno dormendo, io qui ne approfitterei per resuscitare qualcuno. Ora lui non ha più punti di energia, quindi deve riposare. Allora, torta M, no, è inutile. Andiamo a resuscitare qualcun altro con il frammento di Fenice, però. Ovvero, forse Digmo, che diminuisce ancora la velocità. Però io proverei ancora Lunar Wolf. Ma Lunar Wolf ce l'ho shotta con un colpo, non ne vale la pena. Ok, lui ora fa un pisolino. Mentre il veleno continua a colpire. Toglie pochissimo il veleno, per carità, però è sempre meglio di niente. Curiamo Digmo. E usa sfera di luce. Vediamo quanto danno fa ad Aruara. Lo regge, eh. Un po' lo regge. Dai che l'abbiamo tirato giù a metà vita. Altra palla di neve. I suoi 4 PS li toglierà. No, anche di più, 20 PS, niente male. Altra sfera di luce che ci colpisce. Va bene. Aruara è stato colpito e mandato KO. Mandiamo Digmo. Digmo con l'attacco non droppato userà salve mobili. Gli farà abbastanza male. Appunto. E altro drop alla velocità. Ok,
Sfera di luce non ha priority, allora com'è che colpisce prima del mio Lunar Wolf? Non ha molto senso questa cosa. Ok, ora lui è a 0 DPE, quindi abbiamo due sabbiomobili gratis. No, perché dobbiamo riposare. Però a questo punto direi di usare una torta combo. Torta combo M, vai. Lui deve recuperare i PE. Sì, l'avvelenamento è stata una manna, ma soprattutto per i PE che gli togliamo ogni turno. Cioè, quello è stato davvero top. Sabbia mobile. Questo sì che gli fa perdere un botto di vita. Altro drop alla velocità. Ipnosi. Mannaggia lui, manco. Non la fallisce mai Ipnosi, eh? Digimon si è addormentato. Perlomeno non me ne ha addormentati altri, forse perché non può. Stanno già tutti dormendo. Perfetto, Dimo si è svegliato, abbiamo avuto un culo con l'ipnosi qua. Mi ha fatto altro danno, bene. Sfera di luce, dovremmo reggerla in teoria. Pur con un drop alla difesa, no, niente. Effettivamente ci aveva droppato la difesa. Ed ora tocca a Fidri finire il lavoro. Se si sveglia, eh. Umidificatore. E si boosta le mosse di tipo acqua. E vai con spruzzo. Ok? Sì, spruzzo. Vediamo se si svegliano o dorme. Colpo dell'anima. Dovrebbe reggerlo, sì, buono. Però l'attacco gli diminuisce. Mannaggia lui. Tanto subisce gli effetti dell'avvelenamento e non può più attaccare ora. Svegliati. Svegliati, Fiddly. Perfetto, spruzzo. Non ha. Dai, non ci posso credere. Ha fallito spruzzo. 95% di precisione ha fallito. Ok. Vediamo che danno gli fa. Niente male. Niente male per niente. Sfera di luce potrebbe shottarci. Sì, perché Fiddly non ha difesa speciale. Mannaggia lui. Toccherà a Patterbeat ora. Il nostro ultimo Coromon. Non voglio rischiare. Oggetti. Resuscitiamone un altro. Frammento di Fenice. Resuscitiamo Aro-Ara che dovrebbe resistere a qualsiasi colpo in caso. Mentre il veleno fa il suo dovere. Oh, Butterbeat resiste, eh? Sfera di luce non è molto efficace. L'ultimo po' di potere in questo corpo patetico, Pure Essence. Perché non lo uso solo per reincarnare? No, non dirmi che recupera vita. Io sono Illugin. Io sono il Illugin. Sono il padrone della vita e della morte. Merda. Niente, devo resuscitare anche gli altri. Devo per forza resuscitare anche gli altri. Pietra di Fenice su Fiddly. Colpo dell'anima. Non ha colpito, buono. Oggetti. Pietra di Fenice su Digimon. Ok, lui deve fare un pisolino. Il veleno gli è rimasto, vero? Ah, non è più avvelenato. Merda. Merda, non è più avvelenato. Questa è tosta. Questa è tosta. Torta M su Digmo. Non so se possiamo avvelenarlo per ora. Illugin si sta caricando. Merda. Torta M su Aro-Ara. Schiaccia tutto. Addio Patterbeat. Sì. Ok. Ora proviamo ad avvelenarlo di nuovo con Digimon. Morso velenoso. Non so se sia possibile farlo però. Illugin si sta caricando. E io devo riposare. Per forza. Schiaccia tutto. Lo reggo uno. No. Cacchio. Ora però lui si deve caricare. Si deve caricare. In teoria. Non può più colpire. Cioè lui colpisce una volta ogni due turni ora. Andiamo di spruzzo. Senza il drop all'attacco.
Quanto li facciamo? Abbastanza. Tre colpi, ottimo. Cioè, guardate quanto è forte questo tipo. Ah, ma può scegliere anche di attaccare così lui. Vabbè, allora. Colpo critico pure. Oh, cacchio. Cacchio. Questo è il mio ultimo Coromon. È un problema perché anche continuare a usare oggetti se non posso avvelenarlo, non posso fargli nulla, è un bel problema. Morso gelato ha possibilità di droppare, no, di infliggere congelamento. Però toglie molto di meno di paladini, è vero? Sì. Però proviamo comunque con morso gelato, magari lo congelo. No, ha usato disabilità. Ok. Morso gelato disabilitato per 4 turni. Mandiamo di palla di neve. Ok, lui si sta caricando. Allora, è purtroppo normale, è debole, altrimenti avrei usato vendetta. Con 5 Coromon della mia squadra distrutti. Vendetta sarebbe stato ottimo. Proviamo a farlo comunque, vediamo quanto danno gli facciamo. Pochissimo. Pochissimo. Non fosse stato un tipo spettro qua avremmo avuto un buonissimo attacco da fare. Aroara tra l'altro regge il colpo. E qui devo per forza curarmi. No, volevo usare una torta. Va bene, dettagli. Ipnosi? Ah, davvero? Vabbè, buonanotte qua ragazzi. Qua buonanotte davvero. Proviamo a fare una cosa. Voglio solamente vedere se è possibile paralizzarlo. Dimmi che lui si carica, perfetto. Oggetti, torta PS, small, va bene anche su di lui. Voglio solamente vedere se è possibile paralizzarlo, perché adesso lui userà scacciatutto. Ok, e mi serve una mossa che sia al 100% precisa, come appunto Taser. Ok, lui fa un pisolino, va bene. Voglio vedere se è possibile mettergli problemi di stato anche dopo questa mossa. Sì, credo. Sì, ok, è possibile mettergli problemi di stato. Quindi era possibile anche avvelenarlo in teoria. Colpo di fulmine. Tiriamogli giù un po' di PE anche. Cos'è che fa lui ora? Colpo dell'anima. Mi sa che Buzzer qui ci saluta. No, regge. Buzzer regge. Oh raga, io a questo punto ci provo. Ho investito troppi oggetti per non farlo. Pietra di Fenice, Aroara. Ok, altro colpo dell'anima, va bene. Lui per ora non ha punti energia in teoria. Ne ha 27 col cazzo che non li ha. Palla di neve. Vediamo, buono, è paralizzato, non può muoversi. Bene. Altra palla di neve. Dovrebbe togliergli 20. Oh, anche di più. È stato abbattuto, buono. E a questo punto altra palla di neve. Non fallire. Vai. Sì, ho spammato oggetti di cura come un maiale. La difficoltà più alta qui sarei già morto. Ma è vero, ma la difficoltà più alta quando ogni volta che un Coromon ti muore praticamente non lo puoi più utilizzare. Come fai contro questi boss? Cioè devi arrivare tipo mega overlivellato per forza perché te li shottano. Digimon al 30. Lunarwolf ha risvegliato parte del suo potenziale. Cioè guardate che velocità ha Lunarwolf e comunque attaccava prima lui. Infame. E a questo punto a Lunarwolf direi di aumentare perlomeno un po' i PS. No, ma non ha senso. Mandiamoli sulla velocità. E i PE. Patterbit al 26, va bene. E ha risvegliato parte del suo potenziale. Teniamoli sull'attacco fisico. E la velocità. Va bene. Bene, una vittoria più che meritata. Per ripristinare l'equilibrio, per far tornare i titani allo stato che ci appartiene, proprio come hai guidato le anime perse, io sono sicuro che porterai a termine ciò che hai cominciato. Solo quando il tuo compito sarà completo, potremo concentrare le nostre energie su ciò che importa, invece di sperperarle sul mantenere queste forme fisiche. Ricorda. Ricorda di mantenere l'essenza al sicuro. Ole. Essenza spettro. Restano quattro miei fratelli. Prima finirai, prima potrò dissiparmi. Quindi vai, sbrigati.
lascia questo regno di Mesker e non tornare. Ok. Una boss fight difficilissima questa. Glacial, Glacial, vieni qui. Salve, Yug. Glacial, non ci crederai. Sto ricevendo notizie da tutta la città. Notizie favolose. Le infestazioni di fantasmi dicono tutti che siano finite. È stata opera tua, vero? Credo di sì. Ho ottenuto quel che cercavo dal regno di Mesker. Eh? Il regno di Mesker? Sì, come no. Beh, qualsiasi cosa tu abbia fatto sembra aver messo fine ai loro casini. Ti meriti un grande ringraziamento per tutto l'aiuto dato a Powery. Siamo tuoi debitori per l'eternità. Ora devo andare. Doretta ormai diventa molto ansiosa quando siamo separati. Ah, un'altra cosa. Lux Solis ha inviato un meccanico all'Hyperloop di Powery per aggiustarlo. Per caso lo conosci? Lui ha fatto il tuo nome. Sembrava contento. Diceva di avere un qualche regalo. Meglio che vai subito lì per non perdertelo. Sarà Perrin il meccanico di Villa Fieno? In città le cose sembrano tornare alla normalità. Beh, normale per modo di dire. Ma dobbiamo comunque stare in guardia. Non si sa mai che stratagemma stiano tramando questi sacerdoti. Ok, buono. Dai, ora possiamo anche toglierci il vestito. Possiamo anche andare qui alle conquiste. Dai al tuo Coromon 20 frutti. Va bene. Era questa la conquista incredibile. Riscattiamo questi. Spinner ghiaccio. Ok. E volevo dire appunto, possiamo toglierci questi vestiti. Ecco fatto. E possiamo disabilitare questa? No. Un vestito comunque dobbiamo sempre indossarlo. Ora, se tutto è stato disattivato, a parte che questa cosa qui vorrei sapere come prenderla, prima di tutto, ma dovremmo riuscire a prendere degli strumenti. Tu dici qualcosa? Ok, stesso dialogo dell'altra volta, sì. Volevo andare a vedere appunto quegli oggetti che volavano, che non potevo prendere, e che ora dovrei riuscire a prendere invece. Potrei anche riuscire a piantare dei frutti, ma prima di tutto voglio curare i miei Coromon, che hanno fatto una battaglia incredibile contro quel tipo. Contro Illugin. Livello 30 per Digimon, 29 per Luna, Wolf, vabbè, Butterbeard tengo solo per i soldi. Buzzer 28, mettendo avanti Buzzer, va? Che deve salire un po' di livello. Allora. Dove erano le cose che volavano? Lì c'è un'altra chest che non posso prendere, però qui posso ora. Ok, lui ora riesce a piantare. In un modo o nell'altro, tutti gli oggetti nel villaggio hanno smesso di levitare. Non devo più preoccuparmi, né mia moglie né i miei semi sembrano volare via oggi. Ok. Però non posso prendere quell'oggetto. O posso magari uscire da qui? Non credo, non c'è nessuna uscita qui. Non voglio comprare niente per ora. Ho dovuto usare un botto di oggetti per battere quel boss, ma alla fine ne valsa la pena, perlomeno l'ho battuto. Per il rotto della cuffia, eh. Allora, qui dovrebbe esserci una chest, esatto. Spinner sabbia, va bene. Ok, forse qui dentro c'erano altri oggetti che levitavano. Nella biblioteca, no. O meglio, nel centro di scultura, no. Qui era tutto a posto. Beh, nel caso in cui dovessimo vederli, li vedremo, perché appunto stiamo ripercorrendo il villaggio, per andare al centro di ricerca. Eccolo qui. Hyperloop Powery. Ma lo faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!